che in ogni Eucaristia, prima di accostarci alla comunione, ci viene indicato e ricordato: ecco l'agnello di Dio. Perché questa realtà diventi anche la nostra. Anche a noi è chiesta la stessa mansuetudine, la stessa mitezza. E se in Gesù ci colpisce il suo modo di essere condotto alla morte, senza opporre resistenza, segno dell'offerta di sé, non gli è stata tolta la vita, l'ha donata, segno della sua risposta non violenta ad ogni forma di violenza e di sopraffazione, dall'altra facciamo fatica ad accoglierla come vera per noi. C'è più spontaneo, infatti, agire con forza, magari con violenza, forse anche a fin di bene, ma accettare la logica della mitezza non è facile. È necessaria una conversione a Gesù. La mitezza è una delle beatitudini. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Non la conquisteranno la terra, ma verrà loro data in eredità. La terra ci è donata, accostandola con mitezza e con delicato rispetto. Nessuno sfruttamento, ma piuttosto un lento e fedele cammino di crescita. Penso che questo tratto mite oggi il Signore ce lo richiama, perché perché ogni nostro servizio sia unito, sia mite nei modi e nei tempi. E questo ci aiuta a liberarci dalla logica del protagonismo, in forza del quale siamo noi a stabilire i risultati e i loro tempi. È un agnello, cioè un animale mite e indifeso che viene condotto. C'è qualcosa che si deve progettare, ma poi è la storia con i suoi imprevisti a condurre. E credo che, se non conosco del tutto l'esperienza di Africa Mission, che sia successo proprio così. Si è partiti, ma poi si è stati anche condotti. Noi siamo consapevoli che il protagonista è e rimane sempre il Signore. Lo è stato ispirando questo proposito di prossimità, suscitato dalle parole del Vangelo, lo è oggi nella condizione di lasciarci raggiungere e sorprendere da appelli che la terra d'Africa o di Uganda fa salire e fa giungere a noi. Quello che saranno i prossimi anni, il prossimo cammino, lo dovremmo scoprire, lo dovrete scoprire con docilità. È questa la mitezza, è quella appunto di non voler imporre strade e percorsi che partono da noi, ma rispondere insieme a ciò che una terra, un popolo, una storia ci consegna. Credo sia provvidente questo anniversario di Africa Mission, che ci consegna e riconsegna un'attenzione all'Africa. Credo sia provvidente in questo preciso momento storico, nel quale corriamo forse il rischio che il coinvolgimento emotivo del dramma di un conflitto, per quanto drammatico e vicino a noi, quello dell'Ucraina, può condurci a dimenticare altre emergenze. E magari, Dio non voglia, giustificare comportamenti selettivi, per cui ci sono poveri di serie diverse, profughi da accogliere e altri da selezionare, case che si aprono o chiudono
a seconda di chi bussa, magari a seconda del colore della pelle. Il Signore ci salvi da questa sciagurata ipocrisia e questo ricordo, questo rendere presente in mezzo a noi questa terra d'Africa con tutte le contraddizioni sia motivo per ricondurci alla verità di noi, dei nostri comportamenti, delle nostre scelte. Fratelli e sorelle, iniziamo al Padre Celeste la nostra preghiera per la Chiesa, per il mondo e per tutti noi. Preghiamo insieme e diciamo: Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Preghiamo per Papa Francesco, perché sia accolto il suo invito e seguito il suo impegno per una Chiesa in uscita, capace di offrire ad ogni uomo la luce del Vangelo e la carità di Cristo. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Preghiamo per i governanti, perché sappiano risolvere i conflitti con il dialogo, nel rispetto della vita e della dignità di ogni popolo e di ogni persona. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Preghiamo per i volontari e i sostenitori del nostro movimento, perché sappiano raccogliere e imitare l'esempio di Don Vittorione e del Vescovo Enrico Manfredini nella loro fede operosa. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Preghiamo per i volontari e i benefattori di Africa Mission che ci hanno preceduti all'incontro con te. Dona loro pace e luce eterna, insieme alla gioia di continuare a sostenere con la preghiera il nostro impegno. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Preghiamo per i collaboratori di Africa Mission in Italia e in Uganda, affinché il loro agire sia guidato dal tuo amore e dalla tua volontà, sempre attenti ai bisogni delle persone che li circondano. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Preghiamo per tutti noi, perché sappiamo essere sempre di più testimoni di amore e di vicinanza ai più poveri, in particolare alle comunità in Uganda con le quali lavoriamo e ci confrontiamo ogni giorno. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Accogli, o Padre, la nostra preghiera e mentre ti ringraziamo per il dono della fede dei fratelli e dei poveri della Chiesa, chiediamo di confermarci nel tuo santo servizio per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
chiediamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua volontà noi abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi beato del Signore. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché portando all'altare gioia e fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva la mano di questo sacrificio, al vostro valore del suo nome, per il perdono della nostra vita. Accoglio, Signore, questa offerta di riconciliazione, e con la forza del tuo amore piega a te anche se ribelli le nostre volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gli occhi al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e Modello dell'umanità, riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo, attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mm.
Mistero della fede. Annunciamo la sua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei fratelli e delle sorelle che ci hanno preceduti. In particolare oggi ricordati di Don Signor Enrico Manfredini, di Don Vittorio, di tutti i nostri benefattori, di tutte le vittime innocenti della violenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E guidati dallo Spirito che Gesù ci ha lasciato in dono, con fiducia e libertà di figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia con tutti voi. E con voi, il suo Spirito. Con uno sguardo scambiamoci un augurio di pace. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, dona a tua la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di giurarci a parlare, non sono soltanto di Señor, mi amor.
Preghiamo. Ci purifichino, o Signore, i tuoi sacramenti, e nella loro forza santifica si rendano a te graditi, per Cristo nostro Signore. Amen. Revochiamo la benedizione del Signore su noi tutti, ma anche su quest'anno che ci sta davanti. Invochiamo sulle comunità in Uganda e laddove l'Africa vince in modo particolare opera. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Viva il fatto cielo e terra. E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Buona giornata a tutti. Che c'è l'inaugurazione Grande Giulio.
Accendere la luce. No, fai questo. Fantastico Alito, eh? Ah, ci illumina, bravo. Grazie. Vai pure. Grazie, Don. Papa Francesco. Thank you.
Con le autorità. Prendiamolo giù? Sì, sì, l'ha fatto dentro. Ma no, siamo dentro, c'è la mostra, dentro la mostra. Ma te la facciamo dentro la mostra? Sì, la inauguriamo, poi facciamo... Sì, ma anche un pezzo di mondo. Beh, fai te, ma... Adesso inauguriamo poi la... Vai, vai. Vai, vai. Dai, 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 dai. Mi è partito tutto, scusate, un attimo di... Molto zoomata, zoomerò male. Attenzione. Dai, dai, dentro tutti. Sì. Buona vittoria a tutti. Ah, oh, no, ma lascia stare. Che mita. No, ma lascia stare. Modo di essere accolto. Allora la mostra oggi, insomma, il 15 di aprile compiremo 50 anni. Chissà se il nostro fondatore Don Vittorio secondo me sì, perché lui era uno di quelli che progettano come se non si dovesse morire mai, ma vive come se fosse l'ultimo giorno. Cioè, fa un investimento massimo sempre su ogni giorno.
La prima, quando c'era Don Vittorio Benedetto, e poi dal nel pannello che